Selargius ha voluto ancora una volta riproporre, attraverso la nascita di una associazione culturale e folclorica, intanto ricordare una figura molto importante nel campo delle tradizioni popolari, che è Fedora Puzzu, che è un'appassionata che ci ha lasciato e che appunto ha lasciato anche una grande eredità culturale, non solo materiale, di elementi, di oggetti, ma proprio come figura di riferimento culturale. Quindi loro 10 anni fa hanno voluto dedicare a Fedora Puzzu la propria associazione, che ha proprio questo scopo principale. Mai come questa serata era utile, insomma, un'associazione come questa, proprio perché si vuole riproporre attraverso il ballo da Santiga anche quello che è il lavoro dell'aspetto legato al vestire popolare. Quindi la prima emersione di comunicazione, il primo linguaggio, il primo modo, insomma, di trasmettere, di comunicare il luogo di appartenenza. Quindi tutti questi moduli del vestiario di tutta l'area del Campidano, che diventano grandi sculture di stoffa, diventano grandi occasioni per indossare anche i gioielli negli abiti appunto della massima gala. E Selargius, l'antica cellarium del periodo romano, il luogo evidentemente che la dice lunga sull'attività agricola, perché il cellarium era proprio il luogo dove si conservavano le derrate agricole, quindi questo evidentemente doveva essere un gran riferimento del periodo romano per quanto riguarda l'attività e la laboriosità di questa popolazione selargina, che ama molto evidentemente il momento di festa, quello di San Lussorio, a quale sono particolarmente legati, la festa dell'Assunta di Mezzagosto, insomma grandi e piacevoli relazioni. Con Matteo, prima di entrare nel discorso del ballo, anche con te mi fa piacere fare una battuta proprio su questo lavoro che stiamo dicendo stasera, stiamo sottolineando stasera. Lavoro di ricerca è importante, la ricerca è sempre attiva, voi avete anche una grande collaborazione con Ignazio Sannafacello, che vi ha aiutati a recuperare e a rimettere ridare vita ad alcuni modelli che nel passato hanno segnato la cultura popolare selargina. Sì, innanzitutto buonasera a tutti e ringrazio Oscar e il gruppo Sant'Andrea, perché noi collaboriamo tanto, ma non bastano mai le nostre collaborazioni, perché abbiamo lo stesso principio, che è quello della ricerca. E noi iniziamo 10 anni fa, pieni di dubbi, un lavoro come il nostro ancora da parte delle associazioni, alcune, soprattutto la maggior parte, diciamo, delle associazioni, non era stato ancora portato avanti. Quindi il problema iniziale era quello di liberare sicuramente l'abito da tutti gli stereotipi che aveva riguardo alla nostra zona, legato, insomma, a degli eventi importanti. Quindi partimmo in modo un po' confuso con le prime ricerche, poi la fortuna volle che incontrassimo Ignazio, che ci guidò poi fino ad oggi, insomma, continua ancora a guidarci per quanto riguarda la scelta migliore da fare per poter proporre un abbinamento tradizionale con la massima dignità possibile, insomma. Questo era lo scopo, e il lavoro continua ancora, perché non è ancora ultimato. E così poi, insomma, abbiamo riportato questo modo di questo tipo di approccio anche al ballo. Da subito decidemmo di ripulire il ballo da tutte le coreografie che fino allora avevamo fatto, perché ci interessava proporre ciò che i nostri altri avevano sempre fatto in piazza. Quindi abbiamo provato a riproporre nel modo più semplice il nostro ballo, accompagnato dalle Leonidas, con tantissime difficoltà. E una delle prime fu quella proprio di convincere i suonatori di Leonidas a riaccompagnare da soli il ballo, perché venivano sempre affiancati da suonatori di organetto, di fisarmonica, insomma. All'inizio fu una difficoltà grossa, soprattutto nella ricerca, che era molto confusa e non aveva dei punti di riferimento precisi, soprattutto con il Campidano. E lì fortuna volle che in un momento di angoscia incontrai Andrea Locci, che faceva lo stesso tipo di ricerca. Da lì in poi è nata una bellissima collaborazione che ci ha portato a dei risultati che per ora, diciamo, sono soddisfacenti, insomma.
Grazie, complimenti anche a voi. E a proposito di Launeddas a Concordia, quindi sono due Launeddas che segnerà e scandiranno ritmi e tempi, insomma, dell'accompagnamento del ballo con Michele Deiana e Graziano Montigi. Balle Missa è uno dei balli importanti, insomma, soprattutto della domenica, dei momenti di festa, di grande aggregazione. Forse alla fine, insomma, di queste celebrazioni, proprio ancora sul sagrato, c'era l'occasione, insomma, già a fine mattina di eseguire il ballo, talvolta anche nel primo pomeriggio, per anticipare, insomma, quella che sarebbe stata poi la grande serata di festa, di aggregazione. Quindi il ballo e missa sarà la conclusione, insomma, di questa seconda proposta, perché cominceranno con su Balle Brazza. Anche qui, come diceva Matteo, il ballo non come dire, con le coreografie che identificano il capogruppo e quindi l'associazione, ma il ballo che veniva eseguito semplicemente in piazza, e quindi ciascuno di loro come dire, eserciterà l'azione del ballo a seconda di quello che è il proprio sentimento, il proprio carattere, il proprio modo, insomma, di relazionarsi e di sentire la musica, e quindi disegnerà una serie di micropassi a seconda, appunto, delle proprie capacità. E questo sarà su Ballo de Brazza, partiranno con le coppie già formate, e poi, come detto, su Ballo de Missa con le Launeddas a Concordia, come ho detto, di Michele Deiana e Graziano Montigi. Fedora Puzzus e Largius. Thank you.